Torniamo a porre l'accento sulla musica in canavese, in particolare la musica rock, perché il canavese ha un'anima rock, la provincia di Torino ha un'anima rock, e questa sera abbiamo qui con noi due rappresentanti di una band che fa del rock il loro motore. Stiamo parlando di Sold Out, e questa sera abbiamo con noi Cesare. Ciao. E William. Ciao Davide. Buonasera a entrambi, ragazzi. Grazie di aver accolto il nostro invito. Allora, con voi raccontiamo un pochettino, prima di tutto, come nasce il vostro gruppo, quali sono i, diciamo così, l'excursus che avete fatto fino ad oggi, e poi dopo vedremo anche quello che è un attimino una chiacchierata con voi su quello che è la scena canavesana e torinese a livello rock e non solo. Allora, Cesare, raccontaci dei Sold Out. Ma guarda, i Sold Out nascono da un'idea che è partita da me, e all'epoca il bassista, un caro amico che avevo, che tuttora ho, precisiamolo, e niente, si pensava di fare, per quel che riguarda il canavese, una band che copra questa realtà nel canavese, perché tendenzialmente all'epoca ci si doveva sempre spostare a Torino piuttosto che a Aosta, eccetera eccetera, e c'era non moltissimo per quel che riguarda il rock fatto in quel modo nel canavese. Quindi questo è stato, diciamo, più o meno il concetto. Da lì è successo che vari cambiamenti dei line up che ci sono stati nella band, siamo arrivati ad avere la cosiddetta formazione finale, che appunto il chitarrista qui rappresenta uno dell'ultimo tassello, gli ultimi passaggi che hanno portato all'attuale band, che posso dire robusta, affiatata, per quel che c'è possibile ovviamente. E che dire, per quel che riguarda invece il nome della band, è stato un caso che all'epoca non eravamo praticamente nessuno. Un amico che aveva un locale ci aveva chiesto se volevamo fare questa cosa, un live, eccetera eccetera. Fortunatamente è andata bene quella serata, dicendomi appunto che avevamo fatto tutto esaurito. Da lì è nato il nome Sold Out. Bene. William, raccontaci invece delle tue esperienze, perché appunto sei, tra virgolette, uno degli ultimi, per modo di dire, ormai è già un po' di tempo che sono con Sold Out. Dove nasce la tua passione per la musica e come hai iniziato ad avvicinarti al mondo della chitarra? Ok, allora, ho iniziato a suonare la chitarra a 14 anni. Mio papà mi regalò la mia prima Fender, che attualmente possiedo ancora, e che uso con i Sold Out, appunto quando avevo 14 anni, e mi ha insegnato, diciamo, le cose basi. Dopodiché mi sono appassionato della musica e pian piano ho deciso di ascoltare musica rock, quindi Santana, Guns N' Roses erano i miei idoli in quel periodo lì, e mio papà mi fa: ma tu hai un orecchio per la musica? Perché vedeva che io riuscivo a copiare le note che sentivo dei vari CD che avevamo in casa. E pian piano ho formato un gruppo dove abitavo in Inghilterra. Perché infatti tu arrivi da Loughborough, UK. Ok, perfetto, te l'ho fatto dire a te perché per me era impossibile. Italo-scozzese, ma su questo ci arriviamo. E abbiamo formato un tributo agli Oasis, che era un altro dei miei gruppi preferiti nel 94. Dal 94 in poi abbiamo girato tutti i vari pub locali e siamo diventati sempre più fiatati, finché non ho dovuto andare all'università. Una volta entrato all'università, lo studio, sai benissimo Davide come funziona, una volta che cominci a studiare difficile mantenere la passione con lo studio, e ho posato la chitarra. Per anni non ho più suonato, finché non sono arrivato nel canavese nel 2004, e mio papà mi disse: tu devi tornare a fare musica, perché ti appartiene, una cosa che ti appartiene. E mi ha comprato un piccolo Marshall da 20 watt per Natale e mi ha detto: ok, l'amplificatore ce l'hai, adesso vai sotto in garage, prendi la tua Fender che io ti ho regalato, la metti a posto e ti cerchi un gruppo.
E dicevo, no, è impossibile, dai papà, sono troppi anni, non suono da tantissimi anni, non saprei neanche da dove cominciare, sono arrugginito. Vado sotto in garage, apro la custodia, mi spiace dirlo, ma era tutta arrugginita, ammuffita, c'era insomma tutto un lavorone da fare. Un lavorone da fare e ho, con diciamo l'aiuto anche di mia moglie che mi ha incoraggiato anche lei a cercare un gruppo, mi sono iscritto a Facebook e da Facebook poi ai vari siti Villaggio, però mi sembra che la band l'ho trovato su Villaggio e è stato proprio Cesare a contattarmi una sera e mi chiese cosa sapevo suonare. Dicevo, ma sì, ho fatto un po' questo, un po' l'altro. Mi ha proposto una prova di 10 brani dagli anni 70 agli anni 90. Che erano quelli che suonavate voi, sì, immagino. Sì, sì. Tostissimi. E io con una faccia da, scusa se lo dico da culo. Di bronzo, diciamo. Gli ho detto, ma sì, nessun problema, te le suono tutte. Arrivo in sala, mi sono cagato sotto. Fatto una prova di merda e mi fa, guarda, fammi la solo di Hotel California. Non lo sapevo fare, guarda, non lo so fare, mi dispiace. Però ha visto qualcosa in me. C'era un altro batterista in sala che è stato portato appunto per testarmi e gli ha detto vai alla batteria che voglio ascoltarlo. Mi ha fatto fare un pezzo dove c'era un, diciamo, una parte ritmica e ha visto che avevo del ritmo. Mi ha detto, facciamo finta che questa sera non ci siamo visti. Studia un po'. Studia, ritorna fra una settimana e portami 3 brani fatti bene. E ancora, tutt'oggi lui dice così, quando c'è una prova dice... Non voglio che mi porti 10 brani, voglio che me ne porti almeno 1 o 3 fatti bene. Questa è la politica delle prove. Anche perché sarebbe inutile. Cioè. Sarebbe inutile. Io quella sera lì gli ho portato Hotel California, gli ho fatto l'assolo, non perfettamente, ma gliel'ho fatto e mi ha dato la possibilità. Da quel giorno lì, che adesso non mi ricordo più se era maggio... 2016, 7 anni fa, 2015. Comunque sono 7 una di quelle sere di 7 anni fa. Quella sera lì è subentrata anche la cantante di cui parlerà anche Cesare e mi ha detto ok, primo live ce l'abbiamo a luglio, io sono entrato a maggio, quindi avevo un mese, massimo 2, per imparare circa 30 brani più o meno. Quella sera lì c'erano tutti i miei parenti, tutti, sono venuti non so quante persone, 60 persone, suonavamo fuori a Strambino e devo dire che il live è andata bene, è stato l'esordio mio e anche della cantante. Cosiddetta data zero. Data zero. Da quel giorno lì, grazie a Cesare, ho imparato a suonare da David Gilmour a Ritchie Blackmore, un sacco di altri chitarristi che non pensavo mai di riuscire a suonare, grazie anche a YouTube, devo dire, quindi ringrazio anche YouTube. E oggi la bella aiuto. Certo. E nonostante comunque non sono un chitarrista tecnico, non sono dotato come si parlava prima di Steve Vai, a me piace suonare al mio modo, tanto che una volta io gli ho detto anche a un giudice, gli ho detto io non sono Van Halen, io sono Will, quindi lo suono a modo mio, quindi se riesco a portare il brano il più vicino possibile all'originale sono contento, ma l'importante è che nell'insieme del gruppo riusciamo comunque a portare un sound che è quello che riusciamo a fare comunque in ogni live e questo arriva al pubblico ed è questo che importa. Sì, perché comunque la mission è proprio quella di poter trasmettere quello che noi in quel momento stiamo sentendo, quindi per noi è una gran soddisfazione vedere il coinvolgimento del pubblico, la risposta a queste cose qui, quindi noi fa veramente principalmente piacere quello, cioè quindi al di là che ovviamente ci piace suonare, questo è ovvio,
la nostra missione è proprio quella, far divertire il pubblico, quindi ci impegniamo a fare del nostro meglio cercando di coinvolgere il più possibile chi ci sta ascoltando in quel momento, che ovviamente possono essere 10, come ci auguriamo, in alcuni casi anche centinaia di persone. Quindi. Mi viene da chiederti, appunto voi siete due dei componenti sold out, ma il resto della band da chi è composto? Raccontaci un pochettino, sì. Appunto, visto che adesso... Il resto della band, apro solo una piccola parentesi per quel che riguarda un po' la storia della band. C'è stato un giorno in cui la prima formazione, che era molto tecnicamente di buon livello, per motivi diciamo di incompatibilità di pensiero, mettiamola così, si è praticamente quasi sciolta. E, ho aperto solo questa parentesi per dire che l'unico che è rimasto insieme a me a pensarla come me è stato appunto il tastierista, che si può definire oggi il cofondatore della band, che si chiama Gabriele Piantino, detto Gabro, da noi conosciuto come Gabro. Il resto della band, invece? Il resto della band è successo che, forse per mia fortuna, ho trovato le persone giuste online, quindi nel suo caso mi sembra era Facebook, nel caso della dei social. Nel caso invece della bassista, perché ci tenevo ad avere un bassista donna, ho trovato questa ragazza che si chiama, ragazza, quasi una mia coetanea, che suonava il basso, che suona il basso, e l'ho contattata appunto coinvolgendola in questo progetto, dandogli fiducia perché era la sua prima esperienza, quindi era un po' titubante nell'affrontare una band comunque già di... non eravamo così famosi, ma comunque abbastanza affermati, già rodati, diciamo. E quindi anche lei, posso dire, insieme a Will, ho fatto centro, nel senso che comunque vedo, come la chiamiamo noi, la famiglia di Matti, che volutamente ci siamo scelti, no? Riferendomi magari a una frase di... e quindi abbiamo avuto questa formazione qua, che attualmente, ancora oggi, funziona. Cosa che purtroppo abbiamo avuto un po' di difficoltà invece sono le varie cantanti che si sono susseguite nel tempo per svariati motivi, chi si è trasferito in un'altra regione, chi il fidanzato piuttosto che marito, cose simili, o impegni familiari, eccetera, ci hanno portato ad avere più cantanti fino ad arrivare a oggi che abbiamo Edoardo, che è un bravo cantante, una voce molto potente, e che stiamo cercando di inculcargli un po' la nostra filosofia e portarlo sempre più nel nostro groove, nel nostro sound, eccetera. Un groove, un sound che è molto vicino, appunto, è rock, ma è rock a 360 gradi, perché appunto prima sentivo anni 70, anni 80, anni 90, quindi un mix. E che... non solo, Davide, solo. Raccontaci. Spaziamo su vari generi, facciamo anche pop, facciamo dance. Abbiamo appena fatto un live a Capodanno dove abbiamo suonato anche YMCA, versione rock, ma YMCA, con la gente che saltava, con i fischietti, i bambini che facevano scoppiare i palloncini. Quindi noi possiamo arrivare a diversi livelli, non siamo solo rock. Mm-hmm. Ovvio che la nostra missione è quella, quindi noi vogliamo suonare rock. Se mettiamo giù una scaletta, cerchiamo comunque di mantenere l'80%, se non di più, di musica rock dagli anni 70, anche fino ad oggi. Per esempio abbiamo fatto ultimamente un brano di Toxicity, che sono i Systems of Down. E non tutti la suonano, ci vuole il batterista giusto per suonarla, ci vuole la bassista giusta per suonarla e ci vuole il cantante, perché ovviamente in questo pezzo qua bisogna trasmettere grinta, bisogna energia, trasmettere allo stato puro. Ed è un pezzo che piace, che tutti conoscono, e quindi se appena tu fai quel dun 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 dun, la gente impazzisce. È vero. E quindi questa è anche la nostra missione, cercare i brani che può piacere al pubblico. Non fin dalle prime note, se è riconoscibile, cioè, eccetera. Che sia in grado di coinvolgere l'audience, certo. E quindi alla fine divertire, voi divertire loro, ma loro che divertano anche voi. Assolutamente, la simbiosi, certo. Ecco, chiuderei, siamo arrivati quasi alla fine, ma a entrambi chiederei, questa
ormai purtroppo il Covid ha cambiato sicuramente quelli che sono gli spazi, i modi, i tempi di suonare. Prima c'erano sicuramente più possibilità, poi c'è stata la chiusura, riapertura, le distanze eccetera, quindi anche per chi suona non avere l'audience davanti, non avere un pubblico distante, un pubblico costretto a stare fermo eccetera. Adesso sono cambiate un po' le situazioni, si è tornato un po' più di normalità, ma vi chiedo, adesso come si riesce a suonare una band come i Sold Out, come devono anche approcciarsi a questo periodo post-Covid, post-pandemia, ma ancora tra mille difficoltà? Parto da Cesare e poi vengo da te. Ma guarda, non è che voglio sembrare presuntuoso, per fortuna siamo abbastanza conosciuti nella zona che comunque veniamo ancora contattati da tanti locali, in certi contesti nello specifico, come diceva lui, il Capodanno, piuttosto che certo, la festa di o cosa. Quindi quello ci ha messo un po' in una condizione di vantaggio. È chiaro che, detta proprio francamente, i soldi sono un pochino ridotti, quindi se prima facevano un locale o un qualsiasi contesto, magari era spalmato in un mese tipo 4-5 esibizioni, oggi magari fanno 1-2, quindi se tu andavi a suonare in quel locale tipo 3 volte l'anno, oggi magari forse ce ne avevi una, quindi si è ridotto un po' questa capacità. Per quel che riguarda invece la gestione delle date, eccetera, passo la parola a lui, che è lui che gestisce il marketing. Cosa dire delle date? Sì, ovvio che la situazione pandemica ha cambiato completamente tutto il retroscena. Devo dire che molti locali soffrono a tutt'oggi non solo a sopravvivere, tanti hanno chiuso, ci danno la possibilità, sapendo che comunque la musica non muore mai, non morirà mai, certo, e anche questa pandemia non ha fatto morire la musica, soprattutto rock, ci sono certi locali che vorrei anche menzionare, il Ponte di Sparone, Curtis Canava a Bairo, sono due locali che sostengono la musica, sostengono le band, sanno che le band valorizzano il locale. Non ti chiedono di portare persone, non ti chiedono di fare una bella serata, che noi comunque garantiamo lo stesso, certo, perché questo è il nostro obiettivo, non solo di far divertire la gente, quindi portare gente, fargli divertire, ma allo stesso tempo di aiutare anche questi locali a cercare di sopravvivere. E devo dire che durante il Covid, ovviamente nei lockdown, in tutta quella fase lì, è stato un anno abbastanza difficile, a tal punto che abbiamo anche registrato da casa, ci sentivamo telefonicamente e cercavamo comunque di andare avanti. Ovviamente non si potevano fare le prove da casa, ah, certo, però di mantenere comunque questo gruppo unito, in modo che poi quando ripartiva tutto si cercava comunque di ritornare in sala e poi ritornare sul palco. E devo dire che il canadese è stato molto forte in questo senso. Devo dire che Torino invece secondo me ha sofferto molto di più. Tanti gruppi, ahimè, suonano anche gratis per loro motivi che io non condivido, ma allo stesso tempo abbiamo visto che il canadese vuole rinascere. Rivarola ha fatto di nuovo la Notte Bianca, abbiamo visto un sacco di Prolocco che erano coinvolti in questa iniziativa. Strambino c'è stato la Notte Bianca, quindi i comuni, le Prolocco stanno cercando di far ripartire. Il problema sono le persone, perché tante persone hanno paura di uscire, hanno paura di stare nei posti dove c'è assembramento. E sono stati terrorizzati a tal punto che preferiscono stare a casa. Allora il mio compito è anche quello della band, è convincere queste persone. Come le convinciamo? Dico, voi ci conoscete, sapete la musica che facciamo, sapete che vi faremo passare una bella serata, venite da noi, divertitevi e continuate a uscire, ragazzi, dovete uscire, dovete ascoltare le band, dovete incoraggiare questi locali a rimanere aperti. Perché ne ho visto uno stasera che vendeva 30.000 euro
il suo locale, 30.000 euro. C'è scritto regalato, non era nel canavese, però questo ti dimostra che i locali si stanno svendendo e non dobbiamo riuscire ad arrivare a questi livelli qua. Sì, diciamo che attualmente c'è ancora questa sofferenza che ci auguriamo e auspichiamo che invece ci sia un rilancio, che la cosa, appunto come diceva lui, è magari espressa alla scozzese, come dico io, è il convincere il pubblico, le persone, vuol dire invece dare fiducia e invogliare le persone, appunto usciamo, ritorniamo alla vita, così di questo tipo, se ho ben interpretato il pensiero. No, così, così. E come riusciamo a farlo? Creando degli eventi, tipo il prossimo evento dovrebbe essere un evento scozzese, per attirare le persone che hanno già fatto in passato, quindi sanno di che cosa si tratta. Metti una cornamusa, metti la musica rock, metti il cibo scozzese, crei un bel evento, o un motoraduno, o sono tutte cose che si possono ancora fare. Non dobbiamo dimenticarci del 2019, quando abbiamo fatto più di 40 date, ma perché? Perché eravamo su un'onda crescente che poi hanno cercato di abbattere, ma noi non ci facciamo abbattere. Noi quest'anno pensiamo di arrivare anche a 30 date, ci stiamo lavorando, ma abbiamo bisogno dell'aiuto dei comuni, abbiamo bisogno dell'aiuto del Proloco, di te che ci fai pubblicità. Ragazzi, grazie per questa chiacchierata, soprattutto perché avete lanciato un messaggio importante, che è quello di, come avete detto, tornare alla vita normale, certo. Tornare a quella che era una vita che effettivamente ci è mancata, ci manca, e di cui abbiamo ancora delle remore a tornare a vivere a pieno, proprio per tutta una serie di motivi. E soprattutto il fatto che comunque la musica, come avete ribadito, è una fonte importante di vita, oltre ad essere un sottofondo di quello che è la nostra giornata, perché vivere senza musica è praticamente impossibile, sì. Allo stesso tempo è quella che ti dà energia, ti permette di scaricare, ti permette di caricare la tua persona, ma soprattutto permette anche di unire e di riportare di nuovo la gente a vivere in maniera serena e tranquilla. Ragazzi, grazie ancora, grazie, alla prossima a te. Sicuramente speriamo presto, andremo più avanti per vedere anche se un attimino queste vostre speranze, ma soprattutto questa scena torna a essere viva. Ce lo auguriamo. Grazie ancora. Viva la libertà, viva la musica. Rock and roll. Rock and roll.